qualcuno mi ha fatto la domanda se la Fondazione San Gaetano c'entra con il luogo che ci sta ospitando, che è appunto il Centro Culturale San Gaetano, ma no, non c'entra nulla, è solo un santo evidentemente un po' inflazionato, un santo che aveva a che fare con la provvidenza. No. La Fondazione San Gaetano è una realtà che opera da quasi 40 anni, e su queste cose non mi dilungherò perché volevo arrivare un po' velocemente al punto di cui vi volevo parlare dati i tempi ristretti. Salterò anche un po' la presentazione, dirvi che la San Gaetano ha diverse comunità terapeutiche, ne ha per le precisioni 8 più una quindicina di appartamenti di reinserimento e un centro diurno, quindi vi parlo di una realtà grande intanto, che si espande su due province e che quindi non ha dei programmi univoci, ha un'offerta per target anche molto diversi, tra cui appunto la mamma bambino, la doppia diagnosi, il programma specifico per l'alcol, eccetera. Quindi io vi parlerò in generale di un punto che è soprattutto da un punto di osservazione che è necessariamente il mio. Io sono la responsabile praticamente di una piccola equipe di 4 persone che raccoglie la prima segnalazione di solito dai SERT, dai servizi per le dipendenze, per fare gli inserimenti in comunità, nelle nostre comunità. E qui c'è già la prima criticità, cioè come facciamo la valutazione, soprattutto quando la persona è intossicata, è poco collaborante, magari è poco conosciuta dal servizio, che magari l'ha visto sempre solo intossicato, oppure quando ha una misura alternativa in carcere. Il compito, appunto mio e dei colleghi, è quello di abbinare, diciamo, il paziente che cerchiamo di conoscere in questa situazione di crisi, perché prima di entrare in comunità la situazione è una situazione di crisi, abbinare appunto il paziente con la comunità più adatta alle sue esigenze. Noi ci siamo organizzati per raccogliere in ingresso le informazioni necessarie, quelle che noi sembrano necessarie per gestire poi almeno il primo periodo in comunità, in tutte le nostre comunità. L'abbiamo fatto attraverso un sistema informatizzato. Noi inseriamo tutti i dati che ci vengono dati dal servizio inviante, le relazioni, i dati delle relazioni, inseriamo anche i dati che noi estrapoliamo da un'intervista strutturata che facciamo al paziente stesso, per cercare di capire in maniera un pochino standardizzata, quindi non qualitativa, ma cercando di dare degli elementi anche quantitativi, rispetto anche alle sue motivazioni, alle aspettative che ha il paziente e a quello che vorrebbe, diciamo, durante il percorso e che auspicherebbe dopo il percorso. Brevemente, questa scheda contiene la terapia farmacologica, la situazione sanitaria, la situazione legale, la situazione familiare, le caratteristiche, appunto gli dicevo, e gli obiettivi dell'invio, questa è la parte del servizio inviante, ma anche le aspettative del paziente, la progettualità e i risultati di uno screening sintomatologico che facciamo, e motivazionale, con l'SCL90 e il MAC. Il punto di cui in realtà volevo parlarvi principalmente è che per la nostra esperienza la dipendenza è solo uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare con questi pazienti. Banalmente noi ci dibattiamo, soprattutto in fase a questo punto di pre-ingresso, perché alle volte non riusciamo poi effettivamente a fare un ingresso, perché spesso i pazienti che sono magari che vivono per strada, che sono senza più una famiglia di riferimento, manca una residenza, mancano i documenti, questo è un problema enorme, mi dispiace che non ci sia tempo per trattarlo, ma è un problema veramente drammatico. La difficoltà nella gestione dei pazienti che hanno delle misure legali, e anche qua sarebbe interessante trattare in particolare una misura legale, che sono le misure di sicurezza, che sono assolutamente difficilissime da gestire in comunità. La cronicità, di questo oggi si è un po' parlato, quindi su questo non mi soffermo particolarmente. Anche degli aspetti psichiatrici si è un po' parlato. Io sottolineo solo che gli aspetti psichiatrici spesso non sono riconosciuti dai servizi psichiatrici e questo comporta una grandissima difficoltà nella gestione dei pazienti. E poi, forse questo è importante sottolinearlo, gli aspetti medici, perché i nostri pazienti spesso hanno delle malattie importanti, addirittura delle disabilità che possiamo definire delle disabilità acquisite. Volevo darvi così un quadro per dare un po' una carrellata della situazione che ci troviamo, dei dati quantitativi. Per fortuna che mi ha preceduto anche delle notizie anche cliniche, perché io sono costretta a dare invece soltanto delle notizie così numeriche, ma forse possiamo trovarle interessanti.
Allora, io mi riferisco a tutti ai dati raccolti per tutti i pazienti che abbiamo inserito nell'arco di 15 mesi, 240 pazienti in tutte queste comunità, e la cosa straordinaria che anche a noi ha stupito è che per quanto riguarda la terapia, diciamo così, tipica delle tossicodipendenze, quindi metadone, Subutex e Alcover, soltanto un terzo dei pazienti all'ingresso aveva questo tipo di terapia, i due terzi no. A noi ci ha molto stupito quando ce ne siamo accorti. Invece la terapia farmacologica con psicofarmaci era prescritta a appunto due pazienti su tre, viceversa. Ovviamente alcuni di questi pazienti avevano la terapia, per esempio il metadone e i psicofarmaci insieme, qualcuno non ha nessun tipo di terapia. Però anche questo dato ci ha dato da pensare. In anamnesi indaghiamo se ci sono stati ricoveri psichiatrici. Beh, la metà dei pazienti che accogliamo in comunità ha avuto ricoveri psichiatrici. Un terzo dei pazienti che abbiamo accolto in questi 15 mesi ha misure legali. Per misure legali intendo dall'affidamento, che è la misura più tipica, agli arresti domiciliari, agli arresti domiciliari definitivi, attesa di convalida di pena, attesa di giudizio, detenzione domiciliare, eccetera, eccetera, non mi dilungo. Chiaramente bisogna far poi convivere, il collega che precedentemente mi ha preceduto, insomma, si è addentrato su questo aspetto, far convivere gli aspetti terapeutici con gli aspetti legali, di gestione della situazione legale. Le fasce d'età sono appunto, come vedete, l'8% dai 18 ai 22 anni, il 15% dai 23 ai 27, il 16% dai 28 ai 32, eccetera, eccetera. Quindi vedete, le fasce d'età sono estremamente ampie. Vado via un po' veloce, ma spero che... Ecco, nel momento in cui il servizio ci fa una segnalazione, ci descrive il paziente in un certo modo e noi lo appuntiamo in questa scheda. Quindi io qui l'ho chiamata tipologia della segnalazione. Alcuni pazienti vengono, l'11%, vengono inviati in quanto alcol-indipendenti, teniamo conto che abbiamo anche una comunità specifica per l'alcol. Un 2% invece ci vengono inviati come assuntori di cannabinoidi principalmente, il 23% come cocainomani, il 23% come cocainomani, il 29% come doppia diagnosi, teniamo conto che abbiamo due comunità di doppia diagnosi, più accogliamo molte persone, cosiddetta doppia diagnosi dico io, ma teniamo conto che accogliamo persone con conclamati di studi psichiatrici anche in altre nostre strutture. Solo il 25% ci viene inviato con appunto questa definizione di eroinomane, poi appunto ci sono mamme con bambini, e un 9% di poliassuntori. Qua non ho messo la scheda, non ho messo la slide, ma se poi andiamo a vedere gli esiti, no? Per i pazienti, gli esiti nei mesi successivi, vediamo che per i poliassuntori c'è una difficoltà nettamente superiore agli altri nell'esito positivo del percorso, cioè ci sono molti più dropout, molti molti più dropout. Poi ho messo anche una slide su cosa si aspetta il paziente, sempre di questi 240 pazienti. Ovviamente sono risposte standardizzate per poter fare un po' di raccolta sensata. Ecco. Alla fine cosa ti aspetti? Si aspettano appunto il 28% di cambiare lo stile di vita, invece un 11% di intossicarmi e mantenere l'astinenza, cioè quindi un dato più materiale, più rimane ancorato molto al corpo, all'esperienza corporea. La comunità mi troverà un lavoro, un 6%, appunto come si diceva, come diceva il dottor Grosso, abbiamo ancora dei retaggi in cui in Veneto si pensa che venendo in Veneto significa anche che la comunità ti accoglie e poi ti trovi un lavoro, cosa che non siamo in grado di fare, ma qualcuno ha questa speranza. Molti ricollocarmi in un nuovo ambiente. Un 35%, quindi una grande fetta, rimediare ad una situazione relazionale ambientale degradata, ma poi rientrare nel territorio. E poi altro, questo sarebbe interessante capire che cos'è. Ecco, quello che abbiamo fatto negli ultimi anni alla Fondazione è quello di provare a operare un cambio di rotta.
cioè non pensare ai pazienti, non incontrare i pazienti, vedere se i pazienti sono semplicemente adatti alle nostre comunità, come sono organizzate le nostre comunità, ma provare a metterci in discussione e provare a ripensare le nostre strutture e per adattarci a quelle che sono le esigenze. Per questo il mio intervento l'ho chiamato quali pazienti per quali comunità per quali pazienti, ecco. Sicuramente nel mio ruolo, io non ho un ruolo, sono psicoterapeuta, ma nella fondazione io non ho il ruolo di fare una psicoterapia con i singoli pazienti, ma di coordinare un po' tutta questa fase di entrata e di pensare alle progettualità più generali, non del singolo paziente, non solo del singolo paziente. Per cui ho anche il compito di pensare a quali sono progetti che possano essere più aderenti in maniera più adeguata alle esigenze del paziente. Sicuramente faccio solo qualche esempio. Abbiamo le cosiddette doppie diagnosi, io dico cosiddette perché anche qua mi piacerebbe fare, come dire, un'ora di riflessione epistemologica su cosa significa doppia diagnosi. Qua mi limito a dare una definizione amministrativa, cioè pazienti che sono seguiti sia dal SERT che dalla psichiatria e che quindi hanno due cartelle aperte, okay? In genere vuol dire un paziente con una particolare caratteristica, però non necessariamente, perché ce ne sono tanti altri che hanno magari caratteristiche simili ma non sono seguiti da entrambi i servizi. Questo è, diciamo, è il tipo di programma che è più antico, se volete, perché la prima comunità di doppia diagnosi è del 2000 addirittura, la seconda è del 2011. Abbiamo implementato dei servizi appunto sulla cronicità, quindi lavorare sulla recovery invece che ad un certo punto, se un paziente ha avuto una serie di fallimenti a una certa età, cioè non occorre, anzi controproducente, un accanimento, cioè continuare a sottoporli a gruppi, a psicoterapie. Il paziente va accolto nella sua situazione, va lavorato sulla sua qualità della vita, ecco, con un lavoro di tipo diverso. Ecco. Chiaramente anche questo a termine, nel senso che non è un'ospitalità a tempo indeterminato, ma è un intervento a termine. Un altro esempio che volevo fare era il modulo breve per alcolisti, tenuto conto che sono d'accordo con la collega che diceva che le comunità hanno bisogno di un tempo per poter avere un effetto terapeutico, però ci siamo trovati di fronte, in particolare nella comunità per l'alcol, a richieste molto molto frequenti di servizi, avvallate anche dai servizi invianti, di persone che non intendevano assolutamente entrare per più di un mese, cioè accettavano un ingresso in comunità per un mese. Non c'era modo di negoziare una situazione diversa. E, all'inizio noi rimanevamo sostanzialmente un po' in difficoltà, come facciamo a raccogliere un mese, cosa facciamo, poi non riusciamo a fare quello, insomma. Si creava una situazione di pasticcio. Abbiamo, appunto, ve la faccio breve perché altrimenti sarebbe un racconto lungo, abbiamo implementato quello che abbiamo chiamato un modulo breve, cioè non si può fare un'esperienza comunitaria, un percorso comunitario, ma alcune cose si possono fare in un mese. Quindi abbiamo istituito un modulo breve. Si può fare, intanto, interrompere l'uso, in certe situazioni è già qualcosa. Secondo, si può poi, nel momento in cui la persona è alcol free, da qualche settimana, si può cominciare a fare un lavoro sulla motivazione, cosa che non si può fare nel momento in cui una persona sta bevendo e non è assolutamente in grado di collaborare. Terza cosa che si può fare è fare finalmente in certi casi finalmente, dico, una ipotesi diagnostica, perché molti di questi pazienti non si è mai riusciti a vederli non intossicati, quindi dopo un periodo alcol free, perché prima non si può, può essere fatta un'ipotesi diagnostica. Abbiamo visto che questa modalità di lavoro ha aiutato moltissimi pazienti, non tutti, però moltissimi pazienti a passare poi da un modulo breve, in realtà, a poi a fare un percorso. O comunque ha portato alcuni piccoli vantaggi di cui comunque ci si deve accontentare nel momento in cui purtroppo non si può fare di più. L'altro progetto di cui volevo parlarvi brevissimamente è il progetto IdentiKey. Questo progetto è il più recente e è un progetto che abbiamo pensato nel momento in cui sempre più frequentemente avevamo pazienti in comunità, giovani, in grave difficoltà,
molto impulsivi, che i servizi stessi alle volte non sopportavano, pazienti diciamo con gravi disturbi della personalità, se vogliamo usare il DSM-4 quando abbiamo cominciato questo ragionamento, era il cluster B, no? Chiaramente, poi c'è una domanda ECM per questo messo sta slide, sicuramente persone, ma è già stato spiegato ampiamente questa mattina e oggi pomeriggio, pazienti che sono o hanno subito dei veri e propri traumi con la T maiuscola oppure dei microtraumi continui della relazione. Con questo tipo di pazienti sostanzialmente continuavano a saltare, no? nella comunità e a far saltare magari anche altri, fare agiti aggressivi, sostanzialmente essere difficili da gestire, fare impazzire gli operatori. Abbiamo pensato che forse potevamo provare a fare un cambio radicale di punto di vista. E in una sede abbiamo provato a farlo, in una delle nostre sedi. Cioè, in questa sede accogliamo questi ragazzi e ci concentriamo sul disturbo di personalità, che, visto che sono i SERT, i servizi invianti, questi pazienti hanno in genere comunque anche un abuso di sostanze, se non una vera e propria tossicodipendenza o alcoldipendenza. Ma ci concentriamo sul... inizialmente facciamo un modulo valutativo, perché anche in questo caso... la diagnosi deve essere certa. In questo caso facciamo una valutazione approfondita, 30-45 giorni dall'ingresso, però nel momento in cui la persona è già drug free. Facciamo una ipotesi diagnostica approfondita, psicopatologica, ma anche medica, perché sono elementi estremamente importanti, neurologica, una diagnosi che possa poi definire i parametri del successivo percorso terapeutico, che può essere nel proseguo di questo stesso progetto Identikey o in un'altra sede, per esempio la doppia diagnosi. Se appunto si riscontrano importanti caratteristiche compatibili, no, con questo tipo di progetto, la persona viene inserita appunto in questo modulo specialistico, che, per farvela brevissima, si basa su diverse cose, ma soprattutto su una visione psicodinamica, e su un'impostazione di tutta l'equipe, non solo di psicoterapeuti, ma di tutta l'equipe, utilizzando il trattamento basato sulla mentalizzazione, che è stato operazionalizzato da un testo in particolare di Fonagy e Bateman, che è la guida pratica al trattamento basato sulla mentalizzazione. Quindi in questa sede noi abbiamo rivoluzionato un po' anche la nostra storia e quello che viene fatto anche nelle altre nostre comunità. Non si ha un atteggiamento principalmente educativo, ma si ha un atteggiamento principalmente clinico. Questo sia nelle psicoterapie individuali di gruppo, ma anche durante il fine settimana, durante la notte, durante la crisi che il paziente può avere. Cioè, il paziente è costantemente aiutato a capire che cosa gli sta succedendo, a collegare quello che gli sta succedendo a quello che gli è successo prima, inserito nella sua storia, cosa che il paziente fa estremamente fatica a fare, in una parola fa fatica a mentalizzare. Ecco. Questo tipo di progettualità prevede un percorso breve, perché appunto in genere accogliamo ragazzi abbastanza giovani e l'idea è di non cronicizzare con interventi troppo lunghi, ma stare sui 6-8 mesi di programma specialistico. Io mi fermo per...